un appuntamento che la città si prepara a festeggiare un anno in ritardo a causa del Covid. Cosa troverà chi verrà a Gaeta? Questo è un progetto ambizioso che proietta Gaeta sul palcoscenico nazionale. Un ringraziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Marina Militare Italiana che hanno creduto in questa progettualità. E quindi andiamo a raccontare un legame storico tra la città di Gaeta e la Marina Militare. Questo è l'obiettivo, ma non deve essere una semplice narrazione del territorio, una narrazione della storia, ma anche un modo per valorizzare il patrimonio culturale della città. Questo progetto si svolgerà durante tutto l'anno 2022 fino a febbraio 2023. Tre sono i cardini fondanti del progetto: coinvolgimento degli studenti, quindi delle scuole, le rievocazioni storiche e poi la giornata ovviamente della Marina Militare che si svolgerà il 10 giugno e tanti saranno gli eventi collaterali, ci saranno traversate, mostre, videoproiezioni, tutti all'insegna di questo ricordo importante che i giovani non devono dimenticare. La storia fa parte del nostro patrimonio cromosomico e quando parliamo di Unità d'Italia raccontiamo questo percorso storico che ci fa giungere verso un paese libero, prospero e soprattutto unito, non possiamo che individuare la Marina Militare come simbolo dell'unità. Gaeta si appresta a celebrare un anniversario importante che coinvolgerà anche le scuole, dai più piccoli ai più grandi. Assolutamente sì, è un progetto che partirà dal mese prossimo, da aprile-maggio, coinvolgerà le scuole primarie, classi quarte e quinte, scuole secondarie di primo grado, classi terze. È un progetto che naturalmente è a lungo termine perché terminerà a febbraio dell'anno prossimo e coinvolgerà quindi i ragazzi e gli studenti anche per l'anno scolastico 2022-2023. Il nostro obiettivo è quello di diffondere, di promuovere quella che è la cultura della Marina Militare all'interno della nostra città, visto il legame che lega la nostra meravigliosa città alla Marina Militare. I nostri ragazzi non solo saranno ospiti e destinatari di 8 seminari con figure esperte, ma soprattutto saranno loro in prima persona gli attori di questo progetto. Infatti ci sarà un concorso a tema suddiviso in due momenti. Il primo è quello della produzione e realizzazione da parte dei nostri ragazzi di elaborati scritti e di attività grafico-pittoriche. Il secondo è quello della pubblicazione di un testo che io ho definito un'indagine storica e lezioni creative per i nostri ragazzi. Qualcuno aveva detto che forse i più piccoli erano appunto troppo piccoli per capire questo legame, però sì. L'amministrazione Mitrana ha detto che non è vero. Assolutamente, abbiamo detto non sono mai troppo piccoli ed è il nostro obiettivo quello di diffondere e promuovere anche da più piccini. Io poi, questo lo posso dire, prima di essere un assessore sono una mamma e sono una docente e sostengo che non c'è mai età per motivare e stimolare i nostri ragazzi, soprattutto quando parliamo di temi così importanti.